Il Ciluba. Forse è bene dire qualcosa su questa lingua tanto differente alla nostra. La gente parlava il Ciluba anche se, essendo una zona militare frequentata da soldati provenienti da ogni parte del paese, si sentiva spesso parlare altre lingue simili, cioè gli Swahili e l'Ingala. Il Ciluba, fino a 100 anni fa, era solo parlato. La scrittura la portarono i belgi, di lingua francese, e naturalmente la franco-francesizzarono. Così, per far pronunciare la C di Ciluba, inventarono di scriverla con TSH, cioè Ciluba, perché la C dolce in Francia non esiste. Il Mon Père era un titolo dato solo ai missionari ed era, come già detto, rimasto anche nella lingua Ciluba, benché francese. La parrocchia dove abiterò si chiamava Notre Père, cioè parrocchia del Padre Nostro, che in Ciluba si dice Tatuetu. Tatu, come in qualche parte dell'Italia, sta per papà. Wetu uguale a nostro. Anche Mamu assomigliava alla nostra mamma. La prima parola che sentii, muoio, aveva tanti significati. Oltre al saluto significava amore, cuore, gioia, vita. Era un richiamo d'attenzione, oltre che di saluto. Questa lingua è molto povera di vocaboli, per questo una parola può avere tanti significati tra loro simili, o che esprimono lo stesso sentimento. Anche i verbi sono coniugati non secondo il tempo, come nelle nostre lingue latine, ma secondo i sentimenti dell'animo. Tutte le parole sono precedute da particelle che indicano il singolare o il plurale. Così l'uomo, muntu, al singolare diventa bantu, al plurale. Non esiste il maschile e il femminile e non c'è il verbo avere, sostituito dall'essere con, dimostrando con più realismo che non esiste il possesso, ma solo la compagnia di una cosa o persona, apparendo così ovviamente più precaria. I pronomi, gli aggettivi possessivi, come gli articoli, hanno un'infinità di variazioni, soprattutto per mezzo di prefissi o suffissi, che mutano secondo il sostantivo al quale si riferiscono. Questi sostantivi poi si dividono in 7 classi, secondo come cominciano. La prima sillaba della parola, oltre a dirci quale sarà il suo plurale, richiamerà la concordanza con i verbi, gli aggettivi e gli articoli. Tutti quindi inizieranno nello stesso modo. Importante sapere il nome di Dio, che è detto Nvidimukulu. Sarebbe troppo complicato dare una spiegazione della sua origine. Nella messa, quando ci rivolgiamo a Gesù chiamandolo agnello di Dio, in Ciluba dobbiamo tradurlo con figlio della pecora, perché non esiste il vocabolo agnello. Siccome però figlio è uguale a bambino, muana, per noi diventa un po' strano dire letteralmente bambino della pecora di Dio, cioè muana wa mukaji, pecora wa mbidimukulu. Una delle cose più che imparai presto fu il saluto ai bambini. Muoio muana, o al plurale muoio bana, che dovevo però ricordarmi sempre di far precedere il saluto e la risposta con con immissione di respiro.